Unicef, Formula E, Urban 2030 ed Engym insieme per i diritti dei bambini e degli adolescenti. In occasione di Formula E nasce a Roma, nel quartiere San Paolo, Walking into the Future, un eco murales che vede la firma dello street artist italiano Geometric Bang. Un'opera realizzata con pitture fotocatalitiche e purificatrici d'aria per parlare alla città di ambiente e infanzia, ma anche della diretta connessione fra i due temi. Non un eco murales qualunque, bensì un'opera di sensibilizzazione rivolta all'intera comunità, ai policy maker, al territorio, che racconta, attraverso pattern di colori, immagini iconiche, figure stilizzate, i diritti dei bambini e degli adolescenti all'istruzione, all'aria pulita, a un mondo di pace e a un futuro migliore. Le parole di Veronica De Angelis, presidente di Urban 2030, e di Amedeo Ciaccheri, presidente dell'ottavo municipio di Roma. Ormai sono anni che con Urban 2030 realizziamo opere che vogliono sensibilizzare e raccontare l'Agenda 2030. Questa volta l'abbiamo fatto con dei partner di eccezione, appunto Formula E, che a breve avrà il suo circuito cittadino a Roma, ed UNICEF. Siamo molto entusiaste di aver iniziato a collaborare con realtà così coinvolte nei temi della sostenibilità e così coerenti con i temi della sostenibilità, e di farlo ancora una volta in una scuola che forse è proprio il punto di partenza per il raggiungimento di un futuro più sostenibile. Ancora una volta un Mures Green, ancora una volta con Urban 2030 qua in ottavo municipio. E torniamo su una scuola, in questo caso l'Engym, un istituto professionale storico della nostra città che ha sede qua, nel quartiere Marconi San Paolo. Un'occasione di cui devo ringraziare UNICEF, che ha permesso ancora una volta al nostro municipio di continuare a questa collaborazione insieme agli Urban 2030 e quindi al tema che Urban fa proprio da tempo e su cui abbiamo lavorato tanto in questo territorio, cioè il legame tra arte e sostenibilità. E lo facciamo in un quadrante della città che ha assolutamente bisogno dell'effetto positivo dei Murales Green e quindi di quell'azione sulla qualità dell'aria che qua, accanto a una via ad alto scorrimento come Viale Marconi, si sente ancora più forte. Lo fa legando anche il tema del murales di Geometric Bang a quello che è la prospettiva sulla città che vogliamo. In qualche modo questo è il legame che in questi anni ci ha permesso di collaborare insieme a Urban 2030 e che oggi, grazie a UNICEF, torna a essere un'occasione non solamente di una congiunzione di intenti, ma di una vera e propria arte che cambia il nostro territorio.